Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo. Benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone. Alla ricerca dell'identità italiana in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del Banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco Orinvest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. Oggi parliamo di aprire una pizzeria di successo a San Paolo, una diavola pizzeria. Grande, guarda, già mi ispira il titolo, anzi sono partito già a mille perché con degli ospiti così, invece di parlare di Dante Alighieri, di quelle cazzate, parliamo di cose serie, no? Bentornati come sempre Claudiano e Alessandro che danno il benvenuto. Dopo 150 episodi, Claudio, l'hai capito che devi dire bentornati su Buongiorno San Paolo? Benvenuti. Bentornati su Buongiorno San Paolo. No, perché magari la gente si scambia con forum, si scambia con sbagliano programma, no? Ma chi ci scambia? No, guardaci, no, guardaci. Senti. Comunque oggi abbiamo veramente una piccola folla oggi, eh? Sì, abbiamo degli amici, sono i quattro evangelisti della pizza, ma prima degli evangelisti della pizza, della pizzeria diavola, dobbiamo pregare i nostri angeli custodi, i nostri patrocinatori, esatto. I quali con l'equivalente di un caffè al mese aiutano Buongiorno San Paolo ad essere sempre meglio, ok? Quindi... i nostri Patreon, i nostri patrocinatori, esatto. Che sono, Alessandro, così non me li devo ricordare io, vai. Sono tantissimi, Alessandro dal Friuli, Alessandro Cabai da San Daniele del Friuli, Orlando da Roma, Andrea da Cardiff, Glenio da San Paolo, e poi ricordiamo sempre i nostri patrocinatori, quelli aziendali, che sono Dollare, che sono Lorenzo da Dollare, e Palazzo, esatto. Gherardi, come sempre, che ci quindi supporta. Dollare... assessoria e cambio, sì. E Palazzo Gherardi, la vostra esperienza turistica nel palazzo più affrescato di Firenze. Ho detto una cazzata? No, hai detto giusto. Ho detto giusto. Va bene, allora presentiamo i quattro evangelisti che sono in ordine di successione. Allora, Matteo. Marco. Ciao, buongiorno. Francesco. Presente. E Andrea. Ciao ragazzi, grandi. Da San Paolo, non da Cardiff, grandi, tutti e quattro veneti, sì, così a orecchio. Allora ragazzi, che ci fate a San Paolo, che ci fate insieme, che ci fate a farla, cioè insomma, raccontatevi, così vi presentate rapidamente. Siamo tutti e quattro veneti, siamo cresciuti praticamente insieme in un paesetto di provincia. E 12 anni fa, un po' per caso e un po' per voglia di cambiare vita, siamo venuti a San Paolo, in realtà siamo venuti in Brasile, e dopo un viaggio per il Brasile, insomma, è apparsa l'opportunità di fare qualcosa qua a San Paolo. È apparsa con una pizzeria, che era una pizzeria di quartiere, che faceva una pizza ben paulistana, diciamo così. Quindi col catupiry che vi piace tanto. Cominciamo bene. Quindi col Marco, pizze di ananas, diciamo, c'era l'imbarazzo della scelta. No, c'è la vergogna della scelta. Purtroppo. Marco, e tu quindi sei stato trascinato da Matteo, ma voi vi conoscevate, eravate quattro discoli del paese, quelli che buttavano, davano le pallonate nelle finestre
praticamente ci sono ancora i segni nelle finestre dei vicini delle nostre case. Quindi non siete venuti in Brasile, siete scappati in Brasile voi. È stato meglio così, dai. Tra l'altro ricordiamo di dove siete, del Veneto, ma di dove? Tra Vicenza e Padova, giusto? Vicenza e Padova, sì. Sì, c'è il cartello tra Vicenza e Padova, tra benvenuti. Come si chiama il posto? Come si chiama il paese? Si chiama Villa Alta di Gaddo Padovano. Ecco. Vabbè, era più bello. Era più bello tra e tra. Era più corto. Francesco, la tua voce, Francesco. Dica, tu sei l'intervistato. No, ma Francesco, tu sei, diciamo, l'uomo delle montagne, no? Perché sei 3,40 metri, giusto? Mi ricordo, tra l'altro diciamo questa piccola introduzione, che la pizzeria Diavola era la Diavola Pizzeria, era la mia pizzeria preferita, anche perché era veramente sotto casa, in Prassa Benedetto Callisto. Loro hanno la pizzeria in Rua, la famosissima João Moura, che João Moura non so quale sarà, chi sarà João Moura, ma insomma famosissima Rua, e ci vedevamo con i ragazzi praticamente un giorno sì e un giorno anche, perché comunque non fai una bella pubblicità dicendo la pizzeria sotto casa, come dire, qualsiasi fosse stata la pizzeria, se era un ristorante cinese mangiavo attenzione che io l'ho scoperti, loro prima sono andato dai loro concorrenti, che erano non diciamo il nome, no, davanti a loro c'è un'altra pizzeria, e poi dopo ho scoperto che c'erano loro, che mi dicevano: ma c'è una pizzeria di italiani famosa? E poi, cominciando con Francesco... Aspetta, te l'hanno consigliati quelli dall'altra pizzeria? Che non ti volevano? No, ma Claudia... Chi te l'ha consigliata? No. Me l'hanno consigliata degli italiani, e io ho detto, porca miseria, è proprio vicino casa mia, no? Sotto casa mia. E poi con Francesco parlavamo anche della passione della corsa, no? Che tu hai fatto anche delle corse, delle maratone, se non sbaglio, no? Oltre alle maratone di pizze. Va bene, allora cosa rimane? Andrea? Vabbè, dai, io sono l'unico dei quattro che non sono dello stesso paese, sono un paese vicino, si chiama Campodoro, e che ho conosciuto loro qui a San Paolo. Che grande il Brasile. Amicizia in comune, eccetera, e da lì poi è nata l'amicizia che ci ha portato a... fede calcistica, amicizia, che ci ha portato ad aprire un'altra pizzeria insieme, a vivere assieme, e adesso non so cosa sarà, è un casino. Ma Alessandro, te li immagini? Cioè, Andrea di un paesino vicino a loro, quello benvenuti tra e tra, che va in Brasile e incontra i vicini di casa, praticamente. L'hai detta praticamente così. Cioè, solo in Brasile succedono queste cose. Che solo poi qui. Aspetta, non solo va in Brasile, ma nella squadra di calcetto dove giocavamo, se non sbaglio, giocavate anche voi. All'inizio sì, poi ci siamo un po' persi. Quindi, si sono incontrati anche a giocare a calcetto, capito? La storia è cominciata. Ma sai perché? Perché gli italiani vanno... Come non c'erano più finestre da rompere di loro. Qui. No, la San Paolo con i grattacieli deve essere un casino, è solo i più bravi. Il 23° piano. Imbarazzo della scelta di finestre. Ah, ma sì, sicuramente, con certezza. Ma... Va bene. Ma ragazzi, prendiamo Matteo come ambasciatore a questo punto. No? Perfetto. Che mi sembra di aver capito dai messaggini che mi avete mandato. Cioè, Matteo li ha trascinati davanti alla telecamera perché gli altri c'erano per il cavolo di fare un'intervista, così. Esatto, praticamente questo. Non si vedono le catene sotto l'inquadratura, ma sono tutti incatenati alle sedie. Le mostreremo più tardi. Tra l'altro vi avviso che oggi la pizza manca, quindi se non basta per tutti dovete andare a rifarla, perché per l'episodio è poca la pizza di oggi, attenzione. Oggi siamo tanti. Ma Matteo, cioè il sogno della pizza, di aprire la pizzeria, era una cosa che avevate già da tempo, anche in Italia pensavate di farlo, oppure è una cosa nata a San Paolo? In realtà tutti abbiamo avuto esperienze di pizzeria in adolescenza, soprattutto in epoca di università, insomma, come abbastanza comune in Europa, ma non ci saremmo mai aspettati di avere una pizzeria proprio un giorno. Siamo venuti qua nel 2009, quando c'era un po', insomma, quando la crisi era tangibile, insomma, in Italia, e quindi prospettive in un paesetto di 700 abitanti in provincia di Padova, pochissime, diciamo. E da lì è nata un po' l'idea, visto che conoscevamo già il Brasile, di farci un viaggio per il Brasile. Il sogno, diciamo, che era più vivere in spiaggia che avere una pizzeria a San Paolo.
Esatto. C'è stato un piccolo disvio, ma è stato più che altro un'opportunità. Nel senso che noi abbiamo fatto un viaggio da Florianopolis fino a Recife, quindi un bel po' di litorale del Brasile. Siamo stati 4 mesi viaggiando. Prima di questo loro con altri amici nostri avevano fatto un viaggio in combi, che hanno fatto la Transpiauí, sono andati fino a Lençóis Maranhenses, dopo sono tornati per il litorale. Quindi c'era un po' di esperienza di viaggio in Brasile. E appunto con il sogno di vivere in spiaggia abbiamo comprato una pizzeria a San Paolo. Ecco. Sì, vi siete rotti le balle della spiaggia, perché avete fatto la Florianopolis, che è in Santa Catarina, e che poi è l'ultima spiaggia bella, perché se aveste fatto il contrario, Florianopolis-Porto Alegre, vi sareste rotti le balle, perché è una linea dritta senza nessuna grassa, come dicono qui. Esatto. Invece avete fatto 3 spiagge e alla fine ho detto, ma basta mare, che palle, apriamo una pizzeria a San Paolo in mezzo al centro. Esatto. Però a qualcuno piaceva caldo, eh? Su questo il tema del caldo c'era, volevate stare al caldo. Sì, quello sicuramente. Anche perché l'inverno in Pianura Padana... A qualcuno piace caldo una cosa, a qualcuno piace il caldo, cioè... Qualcuno piace caldo. Diciamo il caldo, vai. Ah, ecco. No, sai, viviamo insieme. Ecco, quindi diciamo, alla fine di questo viaggio che è durato 4 mesi, è apparsa l'opportunità di comprare una pizzeria che era in realtà di una coppia di tiozinhos, come si dice in Brasile, che sarebbe zietti, di signori appunto, che sono originari del Piauí e avevano questa pizzeria da più di 30 anni e era sull'orlo del fallimento. Però appunto è stata una bella opportunità perché siamo riusciti a comprarla con poco. E da lì dopo c'è stata la sfida di comunque riuscire a trasformarla in una pizzeria italiana e farla crescere. Adesso, dopo 12 anni quasi, abbiamo 2 pizzerie che lavorano molto bene. Facciamo la pizza tipica del Veneto, quindi con la pasta fina. E da qualche mese stiamo facendo la pizza napoletana, perché è la nuova moda di San Paolo. Attenzione. Però abbiamo cercato di rispettare le tradizioni. Farine italiane, lunga fermentazione... Pomodori San Marzano, cerchiamo di fare insomma il possibile per rispettare la tradizione. Marco, una domanda, io non so se sei tu l'artefice, però dai racconti che avessi... Non sono io. Non sei te. Tu sei un aggregato, ma devi... Vediamo se mi hanno convinto facilmente, diciamo così. Vediamo se ti hanno indottrinato. Io so dai racconti fiabeschi di Alessandro che non era... cioè il nome Pizza Diavola non è sempre stato l'originale, no? Io adesso non ho capito perché sono ignorante di calcio, ma voi siete milanisti o cosa? Noi siamo dei grandi milanisti. Ah, ecco, allora avete preso la palla al balzo, giustamente. Quindi la fede vi accomuna. Perché Fabio mi raccontava che originariamente la pizzeria si chiamava Pizza Maria, Pizza Mania. Mania. Non era Pizza Maria. Era la classica pizzeria piccolina di quartiere gestita da questa coppia di signori, insomma, che l'avevano fatto per la vita intera, per 30 anni. E quando comunque noi siamo subentrati, canalizzato le nostre energie nel migliorare la pizza, nel rendere la pizza che ci piaceva, che volevamo insomma proporre, e il nome non è mai stata una cosa che ha turbato. E a un certo punto, quando comunque abbiamo cominciato a non identificarci più con il nome Pizzeria Mania, è cominciato un processo fino ad arrivare a Diavolo. Grande. Quindi avete fatto un sondaggio: milanista, Diavola, pronto. Anticalcio, no, milanista. Anticalcio, Matteo, la mia stessa. Matteo, è che non mi piace il calcio, però. Non ti piace. Ma io trovo un altro, cioè 48 anni per trovare un altro italiano a cui non piace il calcio, eccomi. Piacere. Siamo pensa in due. Che mi stava sulle balle il nostro logo, perché è tondo, cioè a me la palla proprio non... bellissimo il nostro logo. È uguale un sonnifero, se mi metto a guardare una partita di calcio in mezz'ora sto dormendo già. Quest'anno vi togliete delle soddisfazioni, non ve la voglio gufare, ma è lunga ancora. Ma poi un'altra cosa, ragazzi, magari decidete voi, la domanda la faccio a tutti, poi decidete voi chi vuole rispondere. Allora, voi siete partiti da Rua João Moura, che chi è di San Paolo magari sa molto bene, nel quartiere di Pinheiros, quindi un quartiere carino, molto bellino, no? Sì, è simpatico. Dove c'è l'edicola, no? Dove c'è il tabaccaio. Sì, c'è una banca di giornali lì vicino, sì, è vero. È più nella piazza.
E poi però vi siete allargati, avete preso anche Rua Cotosciò, che invece è nel quartiere di, se non sbaglio, Pompeia. Sì. E poi però avete anche cambiato, come si dice, il modello di negozios, no? Cioè che vi siete buttati nella pizza a taglio, che è nella Rua Lisboa, che è l'ombra, che è quella magari Andrea, diciamo, rappresenta, diciamo, la caravella dell'ombra. È lui l'ombroso. E quindi, insomma, cioè, questa cosa, questo passaggio, ve lo siete un po' anche quello programmato via via? È stata un'opportunità, un'occasione? Tra l'altro, se non sbaglio, prima c'era anche un ristorante francese, quindi lo smacco di togliere alla Francia un ristorante. Grandi, grandissimo. Solo per quello, solo per quello. Ma mi tolgo il cappello, ma davvero? Poi l'ombra, ecco, vediamo dal video, là c'ha la maglietta dell'ombra, è anche, ecco, è anche un bel un posto dove godersi degli sprizzettini per fare, insomma, aperitivo, no? Cioè, è una cosa un po' diversa, no? Qual è stata un po' l'idea di questo posto? L'idea dell'ombra è nata, bene, innanzitutto per fare qualcosa insieme, appunto, ci siamo trovati un momento che loro volevano un po' espandere, creare qualcosa di diverso. Io avevo il tempo per poter assumere una certa responsabilità e quindi prendermi carico di un nuovo business, diciamo. E abbiamo iniziato creando, imparando prima a fare questa pizza al taglio, che comunque, anche se si lavorava già con la pizza, era un prodotto nuovo. E abbiamo ricreato un po' anche un luogo dove poter fare degli aperitivi, come è tipico da noi in Veneto e in tutta Italia, diciamo. E quindi abbiamo cominciato a proporre degli spritz, che era una cosa che comunque a noi piaceva, andare al bar a bere lo spritz, e quindi abbiamo riproposto una cosa che a noi piaceva. E di lì poi è diventato comunque un luogo dove ti ritrovo, perché è una cosa abbastanza informale, nel senso che tu ci sei stato, la conosci, sì, quindi. La pizza al taglio dove puoi dividerla con gli amici, bevendo uno spritz, con musica dal vivo. C'è musica dal vivo. Vivo, sì. Abbiamo creato una serata che è lunedì, che si chiama Lunedì Fuori Legge. Era l'ombra. Aperitivi, amici, tutto che... chiuso e noi aperti, esattamente, che era una serata comunque morta per San Paolo, e abbiamo cominciato a vedere che la gente apprezzava, no? Di fare un po' di festa lunedì. Sì, sì. E poi è arrivata questa pandemia che ha cambiato un po' tutto, però torneremo certo, a fare questo. Cioè, tra l'altro il nome L'Ombra invece richiama proprio le vostre radici venete, no? L'ombra veneziana, se non sbaglio, no? L'ombra è un po' sia appunto il bicchiere di vino, no? Il bicchiere di vino tipico di un ristorante, il vino della casa, con i cicchetti, con il Veneto. L'ho imparato oggi, perché per me l'ombra era il luogo ideale per fare le serate fuori legge, invece ha un senso un po' più profondo. È un bicchiere. Un'ombra di vino. Sì, un bicchiere. Quindi da oggi ai miei alunni dovrò dire, scusa? Che c'era il detto veneto di andiamo al banco di un bar a bere un'ombra, si dice, che si sa che è un bicchiere di vino, è proprio un detto nostro. Diciamo che il termine, ci sono varie teorie sopra l'origine del termine, ma più o meno tutte concludono il fatto che anticamente, una volta, insomma, soprattutto i lavoratori di campagna o comunque nella zona rurale lasciavano il vino all'ombra di un albero o di un campanile o comunque all'ombra, visto che non c'erano modi pescarlo, e dopo, durante il giorno di lavoro o quando si facevano una pausa, invitavano l'amico all'ombra, quindi andiamo all'ombra a bere un'ombra, e da lì anche il nome del bar, diciamo, l'idea iniziale era vendere vino scuro, come è comune, insomma, in Italia, e lì ci siamo appunto resi conto che qua in Brasile è più caro comprare vino in barile do che comprarlo in bottiglia. E da lì è smontata un po' l'idea di vendere vino scuro, e quindi per altre strade. Para você que planeja aproveitar suas férias na Itália, Buongiorno São Paulo acaba de fazer uma nova parceria. Residência Palácio Guirardi,
um lar autenticamente italiano no coração de Florença. Para quem não conhece e quem já visitou a cidade, Florença é a pátria dos maiores artistas e poetas italianos, destino ideal para nossos amigos brasileiros que querem aproveitar história, arte, diversão e gastronomia. A residência Palácio Gherardi fica no edifício histórico no centro da cidade, a poucos passos da Praça Santa Croce, onde os nossos hóspedes poderão usufruir de todo o conforto numa estrutura recém-reformada com elegância, carinho e charme. Com essa parceria, os ouvintes de Bom Giorno São Paulo terão a chance de obter um tratamento exclusivo e direto com os proprietários. Venha conhecer os encantos da Itália e fazer de suas férias um verdadeiro filme. Palácio Gherardi, o seu lar em Florença. Para maiores informações, contate-nos através do Instagram e Facebook do arroba Bom Giorno São Paulo. Allora ragazzi, in poche parole adesso, il manuale per aprire la pizzeria a San Paolo. Voglio sapere tutto, flusso di cassa, voglio sapere fornitori, tasse, tutto. No, scherzo ragazzi, fate un riassuntino. Cioè, insomma, non deve essere così banale aprire un'attività a San Paolo e sfangarla, no? Voi ne avete più di una. Non vi chiedo il segreto, se no adesso con Alessandro torna in Brasile e si apre la pizzeria o la catena di pizzerie, ma cosa si fa per aprire una pizzeria a San Paolo? Chi risponde? Secondo io. Allora, vai, primo, per esperienza, programmazione quasi nulla, sempre scelte fatte di pancia e dopo ci mettiamo la testa, quindi sia con okay. la pizzeria sia con l'ombra sono state veramente scelte prese davanti a un bicchiere di vino e con gli amici e ci siamo buttati e le abbiamo sempre affrontate, perché se le programmi troppo non le fai e quindi abbiamo pensato che sempre fosse così. E per quanto riguarda la differenza rispetto all'Italia, soprattutto qui la logistica del delivery, quindi c'è un consumo molto più alto di piatti pronti in casa, cosa che in Italia adesso con la pandemia è aumentata, ma non esisteva e quindi per noi è stata una novità assoluta. Io non avevo mai ordinato niente in casa prima di spostarmi qua. Nel nostro paesetto nessuno viene a portarti la pizza a casa, né l'hamburger, né tantomeno il sushi. Forse il pane. Qua invece è un'assoluta... E quindi normalità. Quando abbiamo capito questo, abbiamo cercato di rivedere un po' il nostro prodotto per renderlo proprio, perfetto, per un consumo domestico. Quindi gli ingredienti, la pasta... la mozzarella, la pizza è fatta sì per essere consumata nella pizzeria, ma il nostro, la nostra maggiore percentuale di vendite è esattamente nel delivery. Oltre a questo abbiamo una bella squadra di motoboys, di ragazzi che consegnano per noi le pizze, e quindi oltre a essere una pizzeria ci siamo trasformati anche in un'impresa di logistica, perché per cercare di organizzare tutto ciò è stata un'altra sfida dentro alla sfida di produrre la pizza. Quindi dobbiamo produrre una pizza buona e consegnarla rapidamente in maniera efficiente nella casa dei nostri clienti. Attenzione. Francesco, quindi mi sembra di capire enorme flessibilità, perché il mondo ormai ha delle dinamiche pazze, quindi devi essere sempre pronto a saltare di qua e di là per poter... far vincere insomma le tue idee. E poi mi pare di capire una cosa abbastanza rara tra di voi, cioè quattro amici che mettono su qualcosa e non si mandano a fanculo, perché è questo, no, quello che succede normalmente. Detto questo? Eh no, e questo lo dico io, perché sai quanti amici mandano il prossimo? Alessandro, cioè facilissimo. Normalmente vabbè, quando lavori con gli amici o con i parenti hai una grande chance di rovinare sia il business che l'amicizia, quindi voi avete un affiatamento incredibile. Ma è un'amicizia abbastanza, chiariamo, possiamo dire, finirla storica, no? Ci conosciamo da 30 anni, insomma, amici di famiglia in comune. Vabbè, metti che una sorella si sposa, insomma. Poteva anche essere. Per noi comunque è stato, claro, che c'è sempre dello scontro, delle opinioni diverse, insomma, è sempre stato abbastanza facile, non abbiamo mai presa, non in considerazione, ma neanche mai... vista come possibilità che si potesse smontare sta realtà nostra. Siamo voluti insieme, la finiremo insieme. Oh, viviamo insieme, lavoriamo insieme, andiamo in ferie insieme.
È il nostro matrimonio. Funziona perché vi siete adottati. Attenzione, che poi c'è la domanda sullo svago, sulle ferie, ma la facciamo tra un po', perché quello è un metodo scientifico che hanno loro, che è fantastico, Claudio. Dopo lo vediamo. Ma Marco, guarda, io sto prendendo appunti perché imparo così ad avere a che fare con te come socio. Che... Esatto. Io Alessandro non l'ho mai incontrato in vita mia, però siamo qui entrambi. Ma perché è un po' come De André, che non ha mai incontrato il suo mito Brassens, no? Lo sapevi questa storia? E chi è De André tra di noi? Fai come vuoi, sarebbe comunque un complimento per tutti e due. Me la cavo. Va bene. No, volevo chiederti, Marco, visto che mi è arrivato un uccellino che mi ha detto che sei tu il fiscalista... No, non sei tu. No, ma da un punto di vista proprio dell'organizzazione, no? Cioè, apro la pizza, metto su quanti soldi mi serve, metto su un'attività, poi c'ho la logistica, poi c'ho da comprare i prodotti. Cioè, questa parte qui ha bisogno di studio o più che altro è una routine? Ah, ma insomma, nell'investimento iniziale che ti metti, che ti prefissi come meta, devi calcolare non ovviamente lo stretto necessario per aprire e lavorare, devi buttarci dentro degli imprevisti, dei mesi di garanzia, comunque la cosa non funzionerà da un giorno all'altro. Certo. Una pandemia, per esempio, no? Cosa? Ci metti dentro una pandemia, no? Tutto può succedere su questo pianeta, no? Una cosa che abbiamo visto che comunque è fondamentale per tutti i tipi di business è che tu, tra virgolette, padrone, devi essere dentro tutti i giorni a lavorare, cioè, devi essere presente tutti i giorni, devi essere sorridente, puntuale, devi dimostrare tutte le cose che vai a chiedere dopo ai tuoi dipendenti, comunque devi essere il primo in testa alta sempre e farle con il sorriso, mai pesanti, e comunque aver pazienza, perché a volte qua secondo me manca un po' di pazienza. Si investono dei soldi e si pensa che in una settimana il business già diventa produttivo, non funziona assolutamente così. Se funzionasse, avremmo sbagliato tutto. Sì. Ci abbiamo messo un po'. Ci sarebbero tante diavole nel mondo se fosse così facile, no? Sarebbe pieno di diavole. Ma io volevo fare una domanda che normalmente facciamo alle coppie, quindi scusatemi, ma voi ve lo portate il lavoro a casa? Ah, ma quella pizza, quel fornitore, oppure quando arrivate a casa, basta, non si parla più di lavoro. Come funziona? L'ufficio della pizzeria è qua a casa. Wow. Ragazzi, voi state vivendo un incubo con un sorriso a 36 denti, veramente. Cioè, voi vi guardate la mattina appena svegli con le rughe del cuscino, buongiorno, andate a lavorare, tornate a casa incazzati, buonanotte, e siete sempre voi. Esatto. Complimenti, una bella amicizia davvero. Sentite, abbiamo la telefonata del nostro amico da Roma, un grattacheccaro, un noto grattacheccaro romano. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Fabrizio da Roma. Che dire, che bello ascoltarvi tutti i giorni e sentire di persone, di italiani che fanno all'estero. Però, ragazzi, un minimo di originalità. Allora tu, italiano, che mi vai all'estero e mi apri una pizzeria, banale, non lo so, ma tu, che sei del Milan e vai all'estero e mi apri una pizzeria e la chiami pizzeria al diavolo, ragazzi, ma lo sai che vi dico? Roma, 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 cuore di sta città. Oh, mi è venuta voglia di pizza comunque. Ciao! Cosa rispondiamo al nostro amico romano? Vabbè, de gustibus, no? De gustibus, no? Dei gusti non si discute. In realtà il nome Diavola non è stato facile, ci abbiamo messo un po' a trovare il nostro nome e l'abbiamo ovviamente associata alla pizza di salamino piccante, alla pizza un po' kenchi, sì, sì. Un nome un po' provocatorio, sì, sì. Anche, ma non so cosa rispondere a Fabrizio da Roma. A Fabri, della Roma, vabbè, gli rispondo io, a Fabri, fatti le cazzi tua. Si può rispondere così? Rispondete, vai. In Veneto, allora, che cosa rispondete? Come si dice? Ecco, fate una frase in Veneto con un dialetto molto stretto.
Bene in Veneto, Fabrizio. Ma vai, Fabrizio, Mona, vai, Mona. Ma vai, Mona. Grandi, grandi, grandi. Boh, salutiamo. Poi cercherà su Google Mona, cosa significa, no? Esatto. È un po' come Mona Vontade, no? Mona è una delle parole più abrangenti del dialetto veneto. Ah, mille significati. Mille significati. D'accordo, sì. con la frase. Sei un Mona. Viva, viva Mona. Viva Mona. Ma che Mona? Mona Vontade. Mona Vontade. Sentite, ma Claudio, ti va di entrare sul tema scientifico che ti annunciavo prima? Perché loro... Sì, lo scientifico per me è alta idratazione e... Ascolta, no. I ragazzi hanno inventato questo metodo scientifico che riguarda le ferie, cioè loro applicano la regola del 3 più 1, cioè ditemi se sbaglio, se 4 più 1. Ah, 4 più 1. Cioè 4 settimane di lavoro e una di vacanze, però a turno, giusto? Cioè uno di voi va in ferie. E questo modello funziona ancora? Lo stiamo migliorando adesso? Super efficiente. Vanno in vacanza insieme, Alessandro. Questo è il miglioramento che hanno fatto. Quindi, questa è una bella strategia, no? Perché così, diciamo, voi vi fate il mazzo, perché una pizzeria, diciamo la verità, è tanto lavoro, no? Cioè, si lavora sempre, sempre. Non c'è mai un attimo di relax. E poi però vi prendete quella settimanella a ruota e poi dopo, magari durante l'anno, fate anche la vacanza insieme, forse, ogni tanto. Guarda, questo ultimo Capodanno siamo riusciti a viaggiare insieme. Era qualche anno che non ci riuscivamo. Però, diciamo, ci conosciamo da tanti anni, lavoriamo insieme, viviamo insieme, ma è sempre piacevole viaggiare con gli amici. E in ogni caso, questo metodo di lavorare 4 settimane e farne una di ferie, diciamo, ci ha permesso di conoscere molto meglio il Brasile. Adesso ci siamo innamorati perdutamente del Ceará. Quindi stiamo viaggiando molto per quei lati là. Come ti capisco. Bello. Adoro Ceará. No, ci sono stato e tutte le volte che posso ci vado. Anzi, probabilmente mi ci trasferirò. Saremo vicini? Saremo vicini, sì. Metterò 4 amati anche per voi. Anzi, il 3 più 1, perché uno lava i piatti, gli altri stanno sulle amate. Uno lavora, no? Uno lavora. Perché uno l'obiettivo è quello di aprire futuramente qualcosa nel Ceará, giusto? Aprire qualcosa non si sa. Probabilmente non sarà pizza, penso. Però l'idea di mettere un piedino là in Ceará e avere una scusa per tornarci più spesso durante l'anno, diciamo, è... Ragazzi, cioè, lavorare in vacanza è il massimo della... faccio una battuta sì. Una battuta pessima, o che Ceará. Bene ragazzi, grazie per la vostra partecipazione. Alessandro deve andare e ci sentiamo. Questa si stacca. Dice che io faccio questa vale anni 80. Guarda che questa vale la pubblicità del governo del Ceará. Ah, questa ce la teniamo come nome per il prossimo ristorante. Bravo, bravissimo. Sarà quel che sarà. Ma Claudio, ci abbiamo qualcosa adesso, giusto? Scusate, dopo tanto parlare, qui abbiamo l'ora del caffè. È l'ora del caffè. Quindi è l'ora del caffè. Ora del caffè. Ecco. Buon caffè a tutti. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Claudio. Bom dia, ouvintes da rádio Bom Giorno São Paulo. Vamos a mais uma dica de negócios e oportunidades com Lorenzo. Buongiorno amici di Buongiorno San Paolo, buongiorno a te Alessandro e buongiorno a te Claudio, sono Lorenzo della Dollare e oggi vi porto un altro suggerimento importante. Infatti oggi parliamo di bar e ristoranti. Con l'arrivo della pandemia del coronavirus, lo scenario è cambiato molto e non è mai stato così facile
fare degli investimenti e acquisire dei bar e ristoranti. Ci sono delle opportunità incredibili, con sconti che toccano fino al 60-70%. In realtà possiamo dire che non è mai stato così economico investire in Brasile. Poi dobbiamo porre anche l'attenzione alle procedure che riguardano gli investimenti esteri, specie per la presentazione di documenti che accompagnano l'ingresso dei capitali nel paese. Per questo il mio suggerimento è quello di affidarsi a degli specialisti per valutare tutte le procedure ed i dettagli legati alla conversione del capitale e la sua registrazione nel paese. Noi della Dollare restiamo a disposizione. Un abbraccio a tutti gli amici di Buongiorno San Paolo. Voi avete preso uno schiaffone dalla crisi dovuta alla pandemia, ma gliene avete restituito uno ancora più forte. Quindi, tirando le somme, diciamo, il 2020 come si è comportato? Come vi siete comportati? Come è andato? Beh, è stato un anno dove abbiamo imparato tanto. Grande preoccupazione e ansia all'inizio, sinceramente, perché soprattutto l'incognita sul futuro, non si capiva cosa succedeva nei mesi successivi all'inizio della pandemia, a marzo soprattutto. Ci siamo riorganizzati, abbiamo tentato di interpretare i cambiamenti che sono stati molto rapidi, quindi le persone hanno cominciato a utilizzare molto di più gli applicativi per fare gli ordini, cosa che noi avevamo già programmato, però c'è stata un'accelerazione in quella direzione. Forme di pagamento differenti, pagamenti online che non si usava molto, tutti li usano, non si usa più non si usano più le banconote, i soldi, quindi solo carte di credito e altre forme di pagamento. Ah, proprio abolite, proprio non esistono più? Si usa più. Praticamente nessuno paga più. Ecco. Ma già prima, no? I brasiliani normalmente comprano già da prima gomme con la carta di credito. Che questa pandemia ha accelerato un processo che già stava succedendo. Però faccio un esempio. Mia mamma, 70 anni, ha cominciato a comprarsi le cose su Amazon. Lei non l'avrebbe mai fatto prima spontaneamente. Sì. Si è trovata obbligatoriamente. E quando vinci questa barriera di diffidenza e anche di incapacità, dopo non torni più indietro. Quindi chi comincia ad utilizzare un applicativo per comprare cibo non torna più a chiamare o a cercare sull'elenco, sulle pagine bianche, usa solo l'applicativo. Quindi questo 2020 ha accelerato un processo che già stava succedendo e adesso è un processo irreversibile. Sì. Quindi per fortuna ci avevamo pensato un po' prima, però sono dei cambiamenti rapidi e radicali che devono essere interpretati per tempo, se no ti trovi in balia. Fuori da questo circuito. Infatti, mio padre, che non sa fare le compere su internet, ruba la spesa al vicino quando la lascia in ascensore. Cioè, ci sono due metodi, no? Per bisogna adattarsi. Io quest'anno ho smesso di usare la carta di credito perché non avendo più una lira. Perché non c'è più soldi. Esatto, quindi alla fine sono dovuto tornare a scambiare i carciofi per un pezzo di pane. Ma voi scherzate, ma io sto scambiando il mio tempo per il servizio che offro, no? Che sono lezioni italiano, per altre cose. Sì, quindi si scambiano i servizi adesso. E attenzione, certo, i ragazzi hanno promesso che scambieranno una pizza, no? A tutti coloro che, no, sto scherzando, che arriveranno. Sì, una la mandate a 10.000 chilometri da Alessandro e l'altra me la mandate a Porto Alegre. No. Sono però si potrebbe fare questa campagna che chi viene in pizzeria e ascolta l'episodio ha una pizza a metà prezzo. Questa è una campagna intelligente. Dai, facciamo lo spritz, metà prezzo. Alessandro. Facciamo lo spritz. Facciamo lo spritz. Bella. Su Buongiorno Spalo ha uno spritz in omaggio. Guarda che sì, va bene Matteo, però se il cliente paga lo spritz, lo z deve essere pagato da Buongiorno, sennò voi ci andate no, negativo. No, quel che è detto, accordi sono accordi. Attenzione ad Alessandro. Arrivo in pizzeria e ti ha visti su Buongiorno San Paolo, vince uno spritz. Bellissima questa.
E per sapere se ha ascoltato la puntata faremo opportune domande. Ecco, al minuto 25, che cosa abbiamo chiesto a Francesco? No, vabbè, la domanda più semplice è di che squadra... Qual è la squadra del cuore di Matteo? La squadra... Bravo, ma è facile, basta leggere l'insegna, la squadra di... ragazzi, una cosa, l'Italia, no? L'Italia, tornerete mai in Italia? Ci pensate... L'avete abbandonata e ogni tanto tornate, ovviamente, no? Una volta all'anno, ogni tanto, penso di sì. Ma diciamo che comunque cerchiamo di tornarci almeno una volta all'anno, perché comunque le nostre famiglie sono là. A parte questa piccola pandemia, diciamo, che ci ha impedito di tornare da ormai 2 anni, però di solito una volta all'anno si torna e è sempre molto piacevole, tanto per... ammazzare un po' la nostalgia di casa, degli amici, certo, e tante cose buone che si mangiano in Italia. Ah, sì. Però il mai non si sa, non ci saremmo mai aspettati di venire in Brasile, non ci saremmo mai aspettati di avere pizzerie qua, quindi dirti adesso cosa succederà tra 5, 10, 20 anni non ne ho la minima idea. Come dice Francesco, sarà la pancia a decidere, quindi finché la pancia non si pronuncia... Giusto, Francesco, la decisione di pancia. È la pancia, decisioni di pancia. Io da una vita che faccio decidere la pancia, basta guardarmi, no? Le scelte che le fa la pancia. Vabbè, la prossima volta, Claudio, che vai a San Paolo, l'obbligo, cioè devi fare come quando si va a Fatima, no? Devi passare per tutte le pizzerie tra Diavolo e Ombra. No. Io voglio andare oltre. Anzi, non è la in ginocchio, volta che vai... ci devi andare in ginocchio con il rosario. Ceci. Esatto. Ma io direi, Alessandro, invece di dire la prossima volta che vai a San Paolo passi dalla loro pizzeria, la prossima volta che vai in pizzeria vai a San Paolo, così sono proprio obbligato. Bella. Ragazzi, noi facciamo sempre questa domanda, no? Che in portoghese ha un senso, in italiano un po' meno, ma glielo diamo noi, no? Che tendo senza ice, questa è la pergunta. No. In italiano è poca roba, ma in portoghese è solo il perché. No, vabbè, in italiano la frase è, no, se tutte le strade portano a Roma, qual è la vostra Roma, no? Qual è si usa in portoghese dire qua è a tua Roma, no? Cioè, qual è il vostro sogno, il vostro obiettivo, la vostra meta? Dopo la telefonata di Fabrizio non risponderanno a qual è la vostra Roma. Forse qual è la vostra... Qual è la vostra Venezia, la vostra Padova? No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Forse il mare. Mi sa che siamo più direzionati verso il Ceará che verso la pianura padana. Il mare. Bello. Va bene, ragazzi. Noi vi ringraziamo e ricordiamo sempre Diavola Pizzeria, Rua João Mora, Rua Cotosciò, poi l'Ombra in Rua Lisboa. Non sto dicendo i numeri, però basta fare Google, no? Vabbè, con Google si trova. Un attimo iniziare. E poi non lo so, anche per non so se c'è un'app, se c'è il sito, ovviamente c'è anche un'app. Abbiamo siti, l'applicativo, abbiamo quello della Diavola che comunque è per il delivery, quindi se lo scarichi in Italia non penso riuscirai ad usarlo. No, certo. Fuori, dalla costa zona di un consiglio. Po' la mancia deve essere abbondante, il ragazzo che ti porta la pizza gli dà quei 3.000 appello a tutti gli italiani a San Paolo, scaricate l'app Diavola Pizzeria e poi andateci magari, no? Perché se scaricano l'app e poi si fanno mangiare hamburger. È ovvio. Ho notizione in anteprima, se volete, stiamo già preparando i nuovi sapori di pizza per il 2021 e si prevedono cose interessanti. Attenzione. È italiane, mi auguro. Sì. Ah, ecco. Ma il, come si chiama, il quello che facevate come dolce, che lo facevate anche salato, come si chiamava? Il pausino. Si chiama Diavolino adesso. Diavolino lo fate ancora? Certo. Diavolino lo fate Ma ancora. Questa era la prima domanda. Che cos'è il Diavolino? Ricominciamo. Cioè, rifacciamo tutto l'episodio, ragazzi, avete sbagliato tutto. Allora, chiamo Andrea, allora. Vai. Andrea, deve tornare Andrea. Ma poi ricordiamo anche che il catupiry è bandito, no? O in qualche pizza lo mettete. Hai nostalgia del catupiry, Alessandro? No, non ho nostalgia. Non ho proprio nostalgia. È un nemico. Te ne mando una bisnaga a Firenze. una bisnaga. Una bella pasta asciutta con catupiry.
Vabbè, ragazzi. Ragazzi, ancora. Grazie per la pazienza di averci sopportati. Grazie a voi, ragazzi. E aspettiamo le vostre pizze col drone. Non so come arrivano qui le pizze. Un abbraccio. E se volete salutare qualcuno in particolare. Se volete salutare Fabrizio da Roma. Anche no. Bravi. Grandi, ragazzi. L'Italia è qui. Un abbraccio. Abbraccio. Ciao, grazie mille. Ciao. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.